Si è tenuta oggi a Vasto, nella meravigliosa cornice di Palazzo d'Avalos, e alla presenza del ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, la firma per l'attivazione dell'hub delle competenze da parte della regione Abruzzo. Si tratta di un'intesa che punta a migliorare la performance attuativa dei progetti di maggiore rilevanza strategica nell'ambito della programmazione unitaria. È un'iniziativa straordinaria perché coglie evidentemente nel segno la vera priorità sulla quale noi ci giochiamo il nostro futuro. Se noi vogliamo degli enti territoriali che siano in grado di accogliere e realizzare le importanti sfide di questi anni, dobbiamo avere un capitale umano adeguato, e per avere un capitale umano adeguato la leva della formazione è una leva strategica, e quindi l'Abruzzo ancora una volta si dimostra una terra che comprende e che si muove in fretta per cercare di mettere a terra tutto quello che serve per guardare con fiducia al futuro. Il ministro si è poi espresso sulla necessità di assumere nella pubblica amministrazione in Italia. La pubblica amministrazione negli anni che vanno dal 2010 al 2020 è stata desertificata con il blocco del turnover. Abbiamo perso 300.000 persone. E abbiamo aumentato l'età media delle nostre persone da 43 anni a 50 anni. Dobbiamo assumere. E guardi, lo dico con grande determinazione, perché siccome la narrazione ricorrente è che la pubblica amministrazione sia ridondante, io ricordo sempre che il rapporto tra residenti e dipendenti pubblici vede il nostro paese, l'Italia, come fanalino di coda in Europa. Quindi noi dobbiamo rinforzare la nostra pubblica amministrazione, lo dobbiamo fare da un punto di vista quantitativo e proprio per le cose che ci raccontiamo oggi qui in Abruzzo, a Vasto, lo dobbiamo fare anche dal punto di vista qualitativo, avendo un personale, un capitale umano che è all'altezza dal punto di vista del saper fare, delle competenze.